Piero Feclani, fratello del cuoco Cleto Feclani. Tu sei in Sardegna e vieni in Sardegna spesso, vero? Sì, vengo immancabilmente tutti gli anni da 31 anni. Di solito il periodo che io vengo è giugno-luglio e quest'anno sono venuto anche in novembre per gratificare, diciamo, mio fratello e tutti i suoi amici cuochi della mia presenza, ma più che altro della presenza della Valle Camonica con dei prodotti tipici locali per poter produrre anche un filmato che manderemo in onda proprio su Televoario, la televisione locale nostra. Tu facevi una riflessione poco fa e mi dicevi che la Sardegna è cambiata tantissimo dalla prima volta in cui tu sei approdato nella nostra isola. Cos'è cambiato? Sì, secondo me, molto onestamente, ma senza ombra di dubbio di essere smentito, si è peccato di aver costruito troppo. Secondo me ne va a discapito sicuramente anche della qualità della costruzione, del prezzo di vendita, e sicuramente a lungo andare ci si pente anche, perché purtroppo quando arrivano queste grandi masse di gente poi non si riesce a soddisfarli, perché troppa gente poi non si riesce più coi servizi a poter servire loro ciò che serve. Era meglio puntare di più su un prodotto di qualità, ma a 360 gradi, sia con le case da vendere che con, diciamo, proprio l'offerta turistica, puntare di più sulla qualità, facendo apprezzare e facendo pagare di più il prodotto. Che cosa ti piace però? Tu vieni spesso in Sardegna, sei un nostro cliente, ospite abituale, per quale motivo? Che cosa ti piace della Sardegna? Beh, innanzitutto ho acquistato casa a Budoni, ho mio fratello che è l'unico fratello che ho, però le dirò la verità, ho tanti amici, amici pastori, a me piace frequentare l'ovile, piace partecipare, diciamo così, alle cene tra amici, la pecora in cappotto, fare qualche escursione nell'interno. Mi piace, sono convinto che mi piace la vera Sardegna, non quella turistica della costa, ma proprio quella di vivere con questa gente sarda che ha una caratteristica particolarissima che è ineguagliabile, l'ospitalità. L'ospitalità della Sardegna difficilmente si trova altrove. Ultima domanda, tu sei socio quindi di Televoario. Hai detto che la vostra TV ha una caratteristica particolare, che è una TV di servizio ed è seguita tantissimo. Qual è il segreto della vostra TV? Guardi, secondo me il segreto della nostra TV è di essere comunque equidistanti da ogni colore politico e di raccontare la cronaca per esattamente come succedono i fatti, e di essere vicino, diciamo, proprio al consumatore, al telespettatore.